Ciao ragazzi, Day 2 Edition, perché è uscito ieri, mi sembra, il 18 e oggi è il 18. Ah, no, forse è uscito oggi, Day 1, o se no Day 2, vabbè, non fa niente, non ne frega niente nessuno. Dai, Thymesia, Thymesia, come si pronuncia? THY, Thymesia. Secondo me è Thymesia, però vabbè, continuiamo. Sviluppato da un team di 7 persone, mi hanno detto, Poi non lo so se è vero oppure no, comunque già che l'hanno fatto in italiano io l'ho comprato. Si sono meritati il mio rispetto. Ci sono tanti tanti altri giochi che non viene neanche fatto un minimo di sottotitoli e secondo me è veramente una roba ridicola, ridicola. Tante tante software house dovrebbero vergognarsi, però fa niente. Io non parlo allora. Furono bestiame solo morire, in effetti iniziarono a urlare di dolore, che compreso che con una pestilenza totale si sia abbattuta su di loro. I vari regni cercarono di scacciare la malattia e le terrificanti creature, ma i loro sforzi furono vani e la disperazione inghiottì l'intero Conneandertal. Il regno di Hermes, fondato in cima agli alberi colossali, ascese rapidamente al potere grazie alla pratica di una miracolosa scienza alchemica, che fu in grado di trasformare la pestilenza in una cura. Interessante. Mentre la pestilenza devastava le terre, essi si affidarono allora alchemia per portare la luce nel mondo. Ma ovunque ci sia luce, ci sarà anche l'ombra. È vero. The Dark Side of the Moon. Allora ragazzi, dai video per muoversi, X per gesti, dai video sembra più merdoso, invece è molto bello graficamente, eh? Accusa l'unione epidemico, l'unione è stata la cura dei cittadini, è vietato uscire, avviso sintomi di pestilenza, mutazioni, che si è trattata, entra in vigore immediatamente. Ciao amore mio, stiamo facendo un gioco nuovo dei One Edition, vieni qua a salutare i nostri amici. Pezzo di carta stropicciato. Ci sta. Allora, questo qui, allora, un attacco a sciabola, usa cerchio per schivare. Allora, ok. Oh, cerchio, cerchio. Bella. Bella, 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 bella. Attacco a sciabola, attacca un nemico stordito. Bello. Mi piace. Già mi piace, già mi piace. Già mi sta piacendo, raga. Allora, le cose da rompere. Oh, ciao bello. Oh, volevi. Bam. Bello, bello, bello. Allora, già mi piace. Poi arriverò al primo boss e poi. A L1 prima che attacco il nemico a deviarlo. Oh, qualcosa c'è dentro lì, eh. Mio Dio! Oioioioi! Ah, eccolo qui! Ah, bello, bello! Non c'è la stamina, raga, però mi ha preso, eh! Ah, hai visto? Bastava dargli una legnatina. Foglio per terra. Un silenzio letale è calato sulle strade e la città è completamente isolata. È impossibile trovare cibo o acqua. Ok, ci sta. Purtroppo è un bordello qua, eh? È un vero bordello. No, no, no. Ahia, povera gente. Allora, bisogna stare attenti perché secondo me ci sono mostriciattoli. Allora, mentre per agganciarlo. Sì, questo lo so. Destra, sinistra. Ok. Allora, quello grosso non si può deviare, eh? Ok, chiave della piazza. Oh, bello, 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 bello. Mi gusta, mi gusta, mi gusta. Apriamo perché ho preso la chiave. Sei il divoratore. Brandisci i tuoi artigli. Cazzo, no. R2 per attaccare con l'artiglio. Bello l'artigliotto. Allora, attenzione. C'è sempre l'artigliotto. Attenzione, attenzione. Mi ha preso, cattivone, cattivone, cattivone. Due e via, 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 via. Perché lui fa. Oioioioioi, che legnata! Oioioioi, che legnata! Oioioioi, che legnata! Allora, ciascun nemico si arma pestilenziale. Tieni premuto per caricare completamente l'artiglio. Ah, ok, perfetto.
Boom! Giro di prova. Allora, usa triangolo per giocare. Che bello! Usiamo una pozione. Accedo alle pozioni. Bello, bello, bello. Mi piace anche che posso usare le pozioni. Ma il triangolo ce l'ho sempre? No, assolutamente no. Oi, 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 caramba! Oi, oi, oi! Ok, visto? Hai visto, raga? Io sapevo che c'era un attacco in ferite nemiche. Orca loca! Orca loca! Bel triangolotto, quell'altro da dietro, prontone, che bello che non c'è la stamina, ragazzi, che bello che non c'è la stamina. Stamina è una cosa che mi rende nervoso. Il pugnale, vabbè, l'armatura, cineria, solo la morte che non c'è la stamina. Girate i tecnici e tentate di sistemare le cose. I cadaveri degli insetti sono stati bruciati, pur purificati dalle malattie. Ok, poi c'è qualcosa? No, solo fangazza. Quindi bisogna stare attenti perché sicuramente c'è qualcosa o qualcheduno. Allora, riposare presso un lume. Ah, sì, salvataggio. Attiva. Beacon found. Ok, ci sto. Pausa meritata. Riprendi partita perché non c'è assolutamente nulla da fare. Siamo solo all'inizio. Ciao. Quindi se muoio, orca fiume letali come specie di ferro, trapassa la loro debolezza. Allora, quando bagliore verde, prima del nemico attacchi, sì, un attacco critico che non può essere deviato. Invece Corvus ha portato all'attacco a eseguire un attacco di piuma. L2 per bruciare una piuma e interrompere l'attacco. Ah. Ah, fico. Ok, mi ha preso in pieno. Mi ha preso in pieno. Mi ha preso in pieno. Ai ai ai. Ricordo interrotto. Memory interrupted. Quindi siamo già muertis. Incominciamo già a capire. Incominciamo a capire che le cose non sono così belle come si pensava. Ok. Ah, prendimelo. Via, 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 bello, 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 ui, 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 bang, via, cacchiarola, dai, muoviti, bella, bella, via, 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 Marchito, via, vai, mettelo, mettelo! Grandissimo! Allora, io non so se una volta fatto questi che sono tipo dei boss, se si va a dormire ritornano fuori. Questo è una cosa che non so, dovrei capire. Diario di un abitante. Come è iniziato tutto questo? Dicevano che c'era stato un incidente nel giorno del compleanno del re. Prima la pestilenza si diffondeva solo al di fuori del legno, ma da quel focolaio sono impazziti tutti. Ok, ci sta. Può essere qualcuno che è arrivato, starnutito e ha fatto su un bordello. Anche l'ambientazione a me piace tanto, eh? Sono solo 5 giga, ragazzi, questo gioco, ma credo che hanno fatto davvero un bel lavoro, vi dico la verità. Adesso non so la durata e altre opzioni.
missioni. Allora, no, secondo me qua no. Andiamo giù. Non c'è mappa, non c'è nulla, quindi bisogna ricordarsi anche un po' le cose. La pestilenza è arrivata con quelle specie di cose schifose lampeggianti di verde. Ai 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 ai. Ok, qui hanno bruciato un po' di gente. Porca. Quello lì è grosso, eh. Via, 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 Marchito! Via, Marchito! Via, Marchito! Cazzo, non lo so! Via, via! È nuovo, mio amore! No! Marco Drums, memory interrupted! Marco Drums è morto! Allora, ragazzi, bisogna andare in giro un po' poco a fare i galletti, qua si si muore easy. Oh, però che bello. Oh, che, però che bello, quando lo fai fuori non c'è più. Oh, è tipo un boss, eh. Potrei anche chiudere il cancello, ma non lo faccio. Lui corre, assolutamente sì. Praticamente è un incrocio tra Dark Souls, Bloodborne. No, Demon Souls non ce lo vedo io. Però è bello, eh. Vai! Ok. Bisogna stare tranquilli, tranquilli e togliersi dal suo raggio. Due, due, via, via. Ok, via. Cacchio. Bella! Ma che roba, fangazza putrefatta, che schifo. Via, 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 via. Sbam. Allora, io non credo che proprio tutti non ritornano, però potrebbe essere. Mio! Bello. Allora, foglio per terra. Le vie verso tutte le regioni del regno brulicano di mostri, eppure sono bloccate dai soldati. Nessuno può andarsene, nessuno può entrare. Ci sta. Come tipologia di cosa ci può stare, eh? Quindi, in teoria, se io muoio non ci sono più i cattivoni di qua, eh? Io ho visto su in alto che ce n'è parecchi, parecchi, parecchi. A livello grafico, ragazzi, vedendo i video su YouTube è molto più brutto, eh? Ma vi posso dire che a livello grafico non è niente male, anche per quanto riguarda il gameplay, eh? E anche la grafica, il gameplay è praticamente un Demon Souls. No, Dark, scusa. Non c'è la stamina. Che è una cosa che per me almeno è figo, che non devo star lì a aspettare che si ricarica la stamina. E la grafica è bella. È bella, non, niente male, niente male, direi, ragazzi, niente male. E allora, ok, c'è già un boss.
Aia. Questo penso che mi farà male. Molto male. Orca loca! Via! 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 Via Marco! Porca, quando fa questo è una cosa... Non c'ho più... No! No! Sono morto. Aspetta un attimo. Aia. Aia. Sono morto. Devo dire che è un po' difficile salvarsi. Perché mi sta facendo questo? Allora, collina dei filosofi. Il regno di Hermes è costruito sulle cime degli alberi giganti. Quando i problemi della nazione diventano insostenibili, i re del passato erano soliti ritirarsi nel cuore della foresta mistica. Secondo la leggenda, in questo modo potevano accedere alla saggezza dei loro avi. Pertanto questa fu battezzata la collina dei filosofi. Oscurità. Ah, ok, fico. Quindi è tipo, se sei bravissimo non lo ammazzi, se no vabbè, va bene lo stesso. Corvus, finalmente sei sveglio. Ero in pensiero per te. Grazie. Eri ferito gravemente, per fortuna sei tornato in tempo. Corvus, ricordi che cosa hai fatto? Hai semi, lei si chiama. Ti serve la formula giusta per utilizzare la soluzione di Hermes. Sembra che l'incidente ti abbia fatto perdere la memoria, quindi magari sarebbe utile iniziare con ciò che ricordi. Allora, quello era un tipo un tutorial. Torna quando avrai messo ordine nei tuoi ricordi. Fino ad allora puoi fare un giro. Potrebbe aiutarti a ricordare. Ah, ok. Grazie ai Emily, come ti chiamo. Questo biglietto non si può prendere. Questi non si possono rompere. Questo non si può andare. Oh, ce n'è uno. Gazzetta Reale di Hermes. Le famiglie dell'ordine cavalleresco hanno chiesto al re di smettere di inviare cavalieri in battaglia lungo i confini. La presidente uscente dell'Istituto Studi Alchemici, Smeralda, ha nominato ufficialmente il suo successore. Smeralda ha espresso il desiderio di avere qualcuno con abilità persino superiori alla sua a capo della ricerca alchemica Hermes. Il Circo del Crepuscolo, proveniente dal mare degli alberi, d'alberi, è stato inviato ancora una volta a esibirsi a corte. Come previsto, il nuovo spettacolo del direttore Odur è stato accolto in modo entusiastico dagli spettatori. Ok, sì. Bella, 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 bella storia. Ok, quindi qua siamo a casa mia. Ah, può chiamare, non ricordo, facendo ritorno a luoghi nella mappa. Ok, figata. Quindi, hai capito? Mare d'alberi, siamo qua. Dobbiamo andare qua. Ah, ho capito, fico. Oh, aspetta. Diario di Aisemi. La collina di filosofi è il rifugio delle famiglie reali. Ogni autunno nostro padre ci portava lì. Dice che su quella collina non è il re, ma solo un padre e un amico. Qui non c'è bisogno di formalità, diceva sempre. Dopo il focolaio, le questioni interne sono diventate più urgenti e le nostre visite qui diventavano meno frequenti. Avrei pensato più frequenti, vi dico la verità. Philosophy Hill. Sto il... cosa vuol dire? Ok, esortazione dei precedenti re. Colui che indaga se stesso non sarà mai perduto. Minchia, è proprio filosofia qua, allo stato brado. Bradipo. E qui che cosa sarà mai? Appunti di Edoardo il Benedetto. La mia più grande gioia è venire sulla collina dei filosofi con i bambini ogni anno, guardarli scorrazzare. Avevo letto scorreggiare, vi dico la verità. Scorrazzare e giocare insieme
non manca mai di aiutare a dimenticare i tumulti del regno. Beh, allora, com'è che quella del bambino? Ma com'è che era, Tata? Quella che dico sempre? Quella che dico dei bambini? Ah. Ultimamente una strana malattia si è abbattuta sulla terra oltre i confini. Devo assicurarmi che il nostro regno sia pronto. Vabbè, quando si mi viene in mente quello che dico sempre, ve lo dico. Ok, quindi qua non c'è niente. Ci facciamo un pezzettino dell'altra e poi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, perché questo è un video tipo di recensione, eh? Mare degli alberi. È un mio video di recensione. Secondo me, arrivato al mare degli alberi, d'alberi, sarebbe mare d'alberi, merita, secondo me merita l'acquisto, ragazzi. Poi se lo comprate fino al 24 ce l'avete anche in sconto di 6 euro, eh. Durante i primi giorni della pestilenza i nobili esiliarono tutti i criminali, i poveri, gli ammalati di un livello più basso del regno noto come il mare d'alberi. Ai ceti più elevati della società, vivendo al di sopra dei bassi fondi, non importava di quelle vite, li chiamavano i disperati, poverini, e si lasciavano soccombere dalla malattia a ogni sorta di terribile creatura. Poveracci, è sempre così comunque, eh? Iniziare a ricordare. Oh, Corvus può spendere i frammenti. Ah, ok, perfetto. Questo che cos'è? Oh, la seggiolina. Riposiamo, che sono stanco. Allora, avanzamento, eccolo qua. Che bello. Quanti punti ho? Quanti punti ho? Ah no, coi frammenti. 2 punti. Allora, vitalità, salute. 2 punti. Pestilenza, energia e danni. Io farei così. Sì, ci sto. Allora, qua il punti talento. Ah, ok, perfetto. Allora, vediamo un altro. Sciabola. Deviazione, schivata, artiglio, piuma, tattiche. Tipo. No, io devo cominciare da sciabola. Esegui una combo di attacchi a sciabola. Ok, ci sto. Quindi ne ho un'altra. Sì, ne ho un'altra. In aria, non mi piace l'aria. Esecuzione. Dopo aver fatto la mano, verranno requisiti dati. Sì, assolutamente sì. Ok. Allora, praticamente ho attivato le perk. Esegui una combinazione di attacchi con sciabola rapide fino a 5 di seguito. E dopo aver effettuato un'esecuzione verranno ripristinate un po' di salute e energia in base al livello del nemico. Questa è una cosa fighissima. Ok. Ok, non abbiamo la chiave. Io andrei su di qua. Non so perché. Oi! No! Ciccio! Vai! Via! Bellissimo che gli dà una lineata in avanti e una lineata indietro. Ascia, frammenti, abilità. Bello, mi piace. C'è un carretto che si poteva togliere. Secondo me questo qui è... Lo volevi? Bello! Che cos'è? Raccolta di ricordi consumabili. Vabbè, ci sta. E come ci vado lì? Non ci vado di qua. Assolutamente. Allora, qua c'è qualcosa. C'è sempre qualcosa, ragazzi, se c'è da rompere, credo, eh. Non si può saltare? Non mi sembra di ricordare che c'era il salta, eh. No, cazzarola, una bomboletta, vabbè. Porca! Ma porca loca, mi hai spaventato! Oh. Via! Un po' mi ha spaventato. Oh, però mi ha dato un sacco di vita! Che figo, figata! E come si fa ad andare lì? Non si può. Vediamo cosa c'è scritto qua. Volantino, logoro di reclutamento. Pacchino, venditore ambulante, necessario, vabbè, questo è un biglietto così. Bello.
Hai visto da dietro? Io lo sapevo. Allora, molti giorni fa alcuni visitatori sono arrivati al villaggio desiderosi di parlarmi. Non ho mai visto di buon occhio quelli che vengono dall'alto. Dopo di tutto sono loro che ci hanno abbandonati, ma fanno parte della guardia reale. Non potevo evitarli per sempre, mi hanno fatto un sacco di domande. Mi hanno scritto dell'anziano del villaggio. Ci sta. X scala. Chi non c'è salta. Armi pestilenziali. Con un frammento di abilità sconfiggi per sbloccare potenziali armi pestilenziali. Quadrato e evocare un'arma pestilenziale. Via! C'è l'altro sciotto! Bello! Ma questo non era già morto? Boh. Credo che si è ritirato qui. Oh, ma che bello! Frammenti, frammenti. E mi ha dato un po' di vita. Bellissimo la questione della vita, eh. Manifesto di Circolo del Crepuscolo. Siamo tornati. Un nuovo spettacolo solo per voi. Il nostro pubblico fra i numeri. Botte, buffone, bla. Comunque, bello, bello, bello. Mi piace. Normalmente non è che divento matto, eh. Circolo del Crepuscolo, Finge, allora, Volantino, Logoro. Ah, sempre quell'altro. Secondo me questo bisogna farlo per i plan. Oh, qua c'è un bel bordello, eh. Tra su e giù. Bello. C'è anche l'L1 che non mi ricordo, ma che schifo. E qui non mi piace. Anche se ci ho visto questo. Esamina. Appunti di un disperato ignoto. Voglio unirmi al circo per manifestare la mia famiglia. Corre voce che qualcuno sia entrato nella tenda senza mai uscirne. Ma la paga è così buono che si va dentro lo stesso. Bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i ruti. Era quello, non c'entrava niente. Il membro del personale che mi ha fatto l'esame della salute ha detto che il mio corpo è proprio quello che stavo cercando. Ci sta. No, dimmi. Ah, era il punto che volevo salire. Fantastico. Ma io sono andato giù? Non credo, eh. C'è una mappa? No. Perfetto. Tutto quello che mi serve. Io che non mi ricordo mai nulla, se non c'è la mappa, alla fine della fiera, un po' magari tendo a perdermi, eh. Allora, di qui l'abbiamo visto. C'è la parte di qua, eh. È tutta roba brutta. Ok, eccolo qua. Oh oh, oi oi, porca lotta, mi fregano perché ci mette un botto. Oh, questa è tosta. Questa mi conviene dargli una legnata, ragazzi, perché porca loca. Dai, muori, 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 muori. Via, via. Ok. Dammi un po' di vita. Io penso di aver completamente sbagliato io, eh. Sì. Allora, no, qui c'è qualcosa. Come ci arrivo lì? No, bellissimo. Allora, punti della vita di Hermes. Mare d'alberi 1. Quasi tutte le dimore della foresta sono costruite intorno agli alberi sacri. La gente crede che rimanendo vicino agli alberi riceverà la loro benedizione.
persino quelle case che sono a contatto diretto con gli alberi ne contengono dei piccoli rami della tenera larga pestilenza. Bella. E c'è... Poi... Vai, bravo! Bella! Questo che cos'è? Raccolta di ricordi. Ok, ci sta. Orca! Non so cosa devo schiacciare. Ci sarà un tasto di circolo che cerca urgentemente facchini e carpentieri. Aia! Perché c'è questa... Che schifo! Non me lo diceva il gioco, eh? Io non lo so se bisogna andare di qua. Io non lo so. Fammi vedere un attimo l'altra parte. Eh no. Niente, per forza di lì. Mi piace anche, a parte la grafica, che comunque non è niente male, ragazzi, il gameplay mi piace. Dai, il circo è crepuscolo, 20 facchini ancora. Ma quanta gente stavano cercando? Ah, è tutto qua. No, non sono mai venuto. Oh! Orca loca! Via! 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 Porca che legnata che ti ho dato, amico! Allora, ascia, frammenti, abilità, ci sta. Io i barili li voglio spaccare tutti. Oi oi oi, c'era uno sdraiato tutto bello tranquillo a farsi i cavolotti suoi. Vai! Bello. Sì, anche l'ascia si può parare, eh? Quella aveva una bella ascia in mano. Porca! Io lo so che questi giochi qua fanno queste cose. Allora, prima devo ammazzarli tutti, perché sennò non mi punta. Oh, ma l'ho preso da dietro, ma preso il pilota. Ok. Ok. Per fortuna ci vogliono solo tre colpi, sennò sarebbe triste. A me piace rompere il panico. Ai ai ai, quindi qua c'è una scala, qui c'è una scala. Sono due punti diversi. Vabbè, andiamo di qua. Questa è, penso sia un punto nascosto, perché a sto punto sennò non l'avrebbero fatto nascosto. Ai ai ai, ce li ho. Ah, ce l'ho, che cura. Perfetto, 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 grandissimo. Allora, manoscritto dell'anziano villaggio 2. Ho detto loro che non so cosa c'è nei secchi, ma continuavano a chiedere, volevano persino parlare con gli abitanti che hanno lavorato la tenda. In effetti mio nipote ci ha lavorato e ha detto che i secchi erano pieni di creaturine dalla forma strana, ma la gente del circo e dei nostri i beati arborei, quindi come potevano, io era il nostro segreto. No, non si può fare nulla qua, possiamo solo scendere. Ok, io non so, amici, se con il video riusciamo ad arrivare a un punto oppure vi abbandono prima, però sicuramente continueremo il gioco perché è molto bello. Non so quanto dura, ma anche se dura 7, 8, 10 ore, secondo me vale la pena comprarlo, eh. Vi dico la verità, perché è molto bello, con la questione che
non c'è la stamina, secondo me sta davvero piacendo tanto, perché io tutti i demon platinati anche tutto, la questione stamina è sempre un po' una rottura, devo fermarmi, fare quello, ma tante volte sono morto solo per la stamina. Va bene, dai, allora diciamo che come primo Beacon Found, raga, riposiamo. Come primo checkpoint, devo dire la verità, è bello, ok, applichiamo. Mi piace. Quanti punti abbiamo? Perché non riesco ad arrivare a vedere quanti ne abbiamo? Ok. Allora, attacco sciabola. Allora, deviazione. Figo. Schivata. Ci sta, eh. Due schivate. Ci sta. Ci sto, ci sto. Due schivatine. E... ah, l'arma pestilenziale, eh. Vuoi davvero sbloccare l'ascia? Sì. Ormai è mia. Interessante, interessante, interessante. Arma pestilenziale, perché ne abbiamo ancora? Ah, equipaggia. Invece della spada? Più di questo? Ah, c'ha anche questi. Ok. Beh, ci sta. Oh, guarda qui! Statistiche, talenti, oggetti, raccolta, opzioni, abbandono. E c'è anche l'abbandona. Modifiche importanti, importanti. Allora, ragazzi, come prima quasi 40 minuti, quanto abbiamo giocato? 37 minuti, sì, dai, quasi 40 minuti di gioco. Thymesia, o come si dice? Io lo pronuncio Thymesia perché mi piace, con la Thymesia. Mi piace di più Thymesia che Thymesia. Thymesia. Ok, quindi io vi aspetto prima di tutto per... eseguito da Team 17, grandi ragazzi. Prima di tutto vi aspetto per altri video, sempre su questo gioco. Poi vi aspetto per tantissimi altri video di tutti, di tutte le cose che porto sul canale. E iscrivetevi al mio canale YouTube, grazie. Commentate, mi piace, mettete un bel like, ma ho anche un bel canale Twitch che metterò nei commenti sotto, nella descrizione, dove faccio delle grandissime live. E ragazzi, vi aspetto anche su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Discord e Telegram, vabbè, e un sacco di social, tutti i social, ok? Lascio tutti i link sul Linktree sotto nella descrizione. Ciao ragazzi, Marco Drums Games Channel, Day 1, Day 2 Edition, Thymesia è tutto, ci vediamo alla prossima, mitici, ciao!